Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video su Minecraft della Play 4, il mio primo video di Minecraft della Play 4. Intanto la mia skin è questa, del clicker di The Last of Us. Vi farò vedere come si trasforma un villager in uno zombie. Allora, intanto dovete mettere l'abitante del villaggio, il villager e uno zombie. Come potete vedere l'attacca. Una volta avendo attaccato, non sempre, ho notato. Scusate, ma non succede sempre? La maggior parte delle volte sì. Eccolo qua, come potete vedere è diventato uno zombie villager. Adesso uccidiamo questo zombie. E vi farò vedere anche come si cura in caso che vi succeda al vostro villaggio. È facile, dovete prendere una pozione della debolezza. Eccola qua. E una mela d'oro. La pozione della debolezza si fa così. Intanto con delle fiale d'acqua. Bottiglia d'acqua. E occhio di ragno fermentato. Non lo trovo, aspettate. Eccolo qua. Dovete averne tre. Dovete mettere il banco di distillazione qua. Ah sì, tre bottiglie. Quelle normali, classiche. Ma dovete metterle tutti e... Sì, so già. Tutti così in posa. Poi mettere il occhio del ragno fermentato, aspettare che finisca qui. Interrompo un attimo il video, tanto ci mette un minuto. Ecco qua, finito. Però normalmente non le possiamo usare così, non dobbiamo berle, se no perdiamo noi l'energia. Allora, cosa bisogna fare? Dobbiamo prendere la polvere da sparo e metterla qui. Ne so una. Sì, una per farne uno, credo. Andate velocissimo, facciamo veloce. E credo almeno uno che diventi lanciabile, credo di sì. Intanto ha finito. Sì, ecco che ha finito. Ok, sono tutte. Così si fa la pozione della debolezza. Dovete lanciarla contro allo zombie villager. Intanto ci devo mettere un piccolo nome, se no rischia di despawnare. Di qualche parte dovrei avere là. Dov'è? Scusatemi, devo prenderla solo da qui. Non rischio di respawnare. Mettiamo un nome a caso. Vale la pena farlo respawnare. Una volta lanciata la pozione, dovete dargli la mela d'oro con L2 cura. C'è scritto lì sotto. Gliela date, sentite questo rumore strano. Ci vorrà un po', allora noi intanto vi faccio vedere cosa ho fatto di qua. Di qua intanto ho fatto una trappola senza tutorial, che è facile. Allora, questa qui è la cassa di redstone. Come potete vedere sotto ci sono la redstone. Uno arriva qui, intanto dovete chiudere, questo è solo un esempio. Arriva qui, prende quello che c'è. Come potete vedere si è illuminato sotto. Una volta che si è illuminato, anche se lui va veloce via, ecco ce l'ha fatta, però non sempre. Uno non si accorge, magari. La sabbia va a finire qua, la persona cade giù. E poi ci sono tutti i dropper che sono connessi alla chest che c'è sotto, eccolo qua. Adesso io mi sono mosso veloce, ma uno che non si accorge non si muove così veloce. Poi, intanto che lì, questo qui l'ho fatto con un tutorial, è pieno di... Madonna, è pieno di sopra. L'ho fatto col tutorial, che potete vedere, non si può passare. Dovete premere questo pulsante, una volta premuto siete dentro. È colpa della moquette, credo che si chiama questa, giusto? Vediamo qua. Sì. Poi, dopo aver fatto quello lì, ho costruito la piccola casa e anche il combattimento fra il golem e altro. Ecco qua, intanto ho fatto questo tutorial. Golem contro zombie, Wither, così. Intanto ho costruito questo, si illumina la sera. Vi faccio subito vedere come è fatto. Sotto a questo pistone qua c'è
il blocco di pietra rossa e facendo così si attiva dando energia a tutte e tre i lampadari, che non mi ricordo come si chiamano. Poi qua ho fatto il sistema facile, è collegato da qui da niente, posso anche toglierlo. Mi scordo il nome, scusatemi, eccolo qui. Sensore di luce solare, quando diventa sera rimane chiuso dentro, ecco. E questo qui poi è per la luce solare. A mezzogiorno si illuminerà fino al massimo. Qui l'ho visto da un video. E questo qui è il segnale che dà energia. Sì, qua non ho sbagliato, volevo proprio farlo così. Che si fa con le sabbie mobili, però poi distrutto il villaggio. Allora, intanto credo che sia pronto il villager. Vediamo un po' se si è trasformato. Non ancora. Non si è ancora trasformato. Aspettiamo ancora un attimo. Intanto vi faccio vedere il sistema di sicurezza della casa. Non possono entrare gli zombie, parlo così. Vedete? Gli zombie non possono entrare, anche se avete una porta di legno, va bene lo stesso. È fatto dal filo e dal gancio e dall'arme. Voi potete passare e dentro l'ho fatto così. Le armature e il controllore e i villager. Che gli zombie sono attratti dai villager normalmente. Il sistema qua sopra è stato facilissimo. Eccolo qua. Se volete questa leva qui. Sì, poi adesso è così, ma si disattiva da quella parte lì. Adesso credo proprio che sia pronto, che ho fatto i fornelli, tanto per fare qualcosa. Credo che sia pronto adesso, ormai. Ormai credo che sia diventato un villager. Non ancora, aspettiamo 2 secondi qua. Intanto interrompo un attimo il video e ci vediamo appena diventa umano. Appena ho stoppato il video è tornato umano, come potete vedere. Il nome normalmente sparisce. Eccolo qui. Darebbe la corazza di maglia. Non ho messo un villager normale. Ma potete vedere, intanto potete cominciare insieme a lui. Questo qui è un tutorial come farle. Diventare uno zombie villager in caso di attacco zombie, un villager normale. E il video può finire qui. Questo qui è un breve tutorial che ho fatto, è durato un po', per 8 minuti adesso. Ok, il video può finire qui. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti per non perdere i prossimi video. Farò anche un video di stranezze di Clash of Clans. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!